Un mese fa, all'inizio della guerra in Ucraina, un tragico evento che ha messo immediatamente in moto la macchina della solidarietà che in Irpinia è partita praticamente subito e che con il passare dei giorni ha coinvolto intere famiglie che da giorni stanno accogliendo donne e bambini che sono fuggiti dalle bombe. Persone che per sfuggire agli orrori della guerra hanno lasciato tutto e sono saliti a bordo di un pullman, come nel caso di Nicolai e Anastasia, fratello e sorella di 19 e 21 anni, che da soli hanno raggiunto l'Italia, o Milano e Meroslav di 5-7 anni che con la loro mamma sono arrivati nel nostro paese. Nicolai ed Anastasia hanno lasciato tutto perché vogliono continuare a studiare. Noi siamo di Frigento, la pubblica assistenza, e siamo andati lì con un pullman Gran Turismo al centro di accoglienza abbiamo chiesto chi voleva venire in Italia e loro hanno accettato l'idea di venire in Italia. Chi hanno lasciato lì? Lì hanno i genitori e un'altra sorella. Non sono, gli altri non sono voluti scappare. Loro perché sono scappati? Loro perché volevano continuare a studiare principalmente, perché lì erano costretti a stare nelle cantine, insomma, non vedevano, insomma, nessuna prospettiva utile per l'immediato futuro. Lui purtroppo ha anche una disabilità. Sì. Ora questi due ragazzi giovanissimi, parliamo di ventenni, dove 21 e andranno? 19 anni. Dove andranno? Sono già da diversi giorni ospiti in una famiglia della nostra comunità di Frigento che li ha presi in carico e si sta occupando delle loro necessità. Milava e Meroslav, due bambini dolcissimi e bellissimi che finalmente da alcuni giorni non vedono più scene di morte e distruzione e non sentono il suono delle sirene che annunciano l'arrivo delle bombe, e questo grazie alla generosità di una donna di Baiano che li ospita. Sono arrivati qui grazie ad un pullman che è partito proprio da Avellino con delle associazioni e l'assessore alle politiche giovanili. Quindi all'inizio dovevano essere ospitati a Napoli, poi purtroppo chi doveva ospitarli non ha potuto e adesso sono con noi a Baiano. Di cosa hanno bisogno questi piccoli che arrivano da Kiev? Sì, l'abbraccio è la prima cosa di cui hanno bisogno, tutto il resto è secondario. Adesso andranno anche a scuola, abbiamo un appuntamento con il preside proprio oggi, e sembrano abbastanza sereni. E in cambio cosa stanno dando invece? Tanto, tantissimo, tanto.